Buonasera, benvenuti in questa serata d'eccezione all'insegna della musica e alla presenza di artisti noti a livello internazionale. Intanto, prima di ascoltarvi, vi chiedo la cortesia di spegnere i telefonini perché non sarebbe, cioè, una buona cosa ascoltare musiche suonerie dei telefonini durante l'esecuzione. Allora, questa serata nasce. È stata organizzata da un gruppo di fedeli e non che hanno deciso di regalare un concerto per il compleanno di Don Michele. Quindi Don Michele Celiberti in realtà tra qualche giorno, quindi il 6 gennaio, compie 80 anni. Perché è nato il 6 gennaio. Perché un concerto Don Michele? Il fatto che Don Michele adori la musica ormai è noto a tutti quelli che lo conoscono, amici, ex alunni. Io stessa sono stata una sua alunna ai tempi delle scuole medie e c'erano varie occasioni in cui si passava da un momento di evangelizzazione, a un momento in cui si parlava di argomenti importanti, a lezioni in cui si cantava non solo canti, diciamo, sacri, preghiere, ma anche canti allegri per rendere, diciamo, tutti un po' più rilassati. Ma anche gli ex alunni e i gruppi che lo segue in questa chiesa hanno, diciamo, hanno potuto verificare che la musica non manca mai, anche perché un buon brano è una preghiera che arriva più velocemente a Dio, più in fretta. Allora la musica, abbiamo scelto la musica e abbiamo scelto la musica virtuosa con un repertorio di musica lirica sacra, perché l'intenzione era quello di far apprezzare la bellezza di una musica che ti arriva direttamente nel cuore, una musica che quando l'ascolti in realtà innalza lo spirito e lo rafforza. Abbiamo avuto la grande fortuna e il privilegio di poter avere con noi degli artisti di fama internazionale. Mi fermo un attimo perché è arrivato il sindaco. Prego, sindaco. Sì. Così lo facciamo accomodare intanto. Buonasera. C'era traffico. Buonasera a tutti. Stavamo insieme in altre manifestazioni, ma il potere della Santa Sede è stato più veloce di me e quindi chiedo scusa se ho interrotto. Allora, stavo dicendo in nazionale, chi di voi ha avuto il programma può leggere, diciamo, più nel dettaglio il curriculum dei nostri musicisti. Io sarò piuttosto breve, ma giusto per dare qualche informazione di massima. La nostra soprano, per esempio, Antonella Tufarelli, che è il nostro orgoglio policoresi, lo possiamo dire, ormai nota a livello internazionale, ha un curriculum di tutto rispetto. Si è diplomata in canto lirico presso il Conservatorio di Matera, con il massimo dei voti e la lode. Presso lo stesso conservatorio ha conseguito altre lauree in disciplina musicale, canto, direzione di coro, composizione corale e musica da camera. È docente in questo momento come docente a tempo indeterminato nel liceo musicale di Montalbano, ma pensiamo che presto farà un salto in avanti. Ha debuttato nel campo della musica lirica con dei ruoli importanti come Carmen, Sanzuzza, Suor Angelica, eccetera. Nell'operetta ha cantato addirittura a Vienna, nella Basilica di San Bernardette di Lourdes. È vincitrice di numerosi concorsi sia in Italia, in Europa, ma anche a livello internazionale. Ha diretto anche il coro Tuni di Matera, nel concerto Cori d'Opera e nel concerto Brani Corali. È accompagnata Antonella dal coro della Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina. Questo coro in realtà inizia la sua, diciamo, attività nel 1944, quindi non è di recente istituzione. Al tempo il coro aveva la funzione di cappella musicale e diciamo, cantava nella chiesa di San Francesco da Paola prima e nel Duomo di Matera dopo. In quello stesso periodo faceva concerti in tutta Italia. Nel 1965 vinse il premio nazionale a Napoli, un concorso nazionale indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione, a seguito del quale poi incisero anche per la Fornito Cetra
canti popolari. Negli anni 70 però questo coro interruppe la sua attività concertistica per mancanza di voci bianche, ma continuò comunque a organizzare prestigiose stagioni musicali e eventi. Si arriva al 1990 che riprende la sua attività con il maestro Carmine Antonio Catenazzo, che riesce a ricostituire il coro e ripartono con le loro tournée. Tournée in Italia, in Germania. È un coro che ha cantato anche davanti a Papa Giovanni Paolo II nel 2000 in occasione del Giubileo, si è esibito nelle basiliche di Santa Rita da Cascia, di San Francesco d'Assisi, ha partecipato alla trasmissione TV 2000 e ha registrato 8 puntate per questa emittente. Ha tenuto innumerevoli concerti in tutta Italia. Nel 2015 la parte femminile del coro ha anche registrato un videoclip con il gruppo Insolito Pop, quindi anche un altro genere, e il 19 gennaio del 2019 hanno partecipato alla serata di cerimonia inaugurale di Materia, capitale della cultura. E adesso arriviamo al maestro. Devo leggere per forza perché hanno fatto troppe cose. Allora, il maestro Carmine Antonio Catenazzo ha un curriculum vastissimo. Allora, parte con il diploma in organo e composizione organistica e quello in clavicembalo, sempre al Conservatorio Duni di Matera. Non contento, studia anche pianoforte e quindi composizione. Sempre ancora non gli bastava, ha deciso di fare anche il diploma accademico di secondo livello in direzione d'orchestra. No, per chi sa che cos'è il conservatorio, sono tante annate, tanti anni. La sua variegata e intensa attività concertistica comprende concerti non solo come solista, perché appunto diciamo è un musicista di organo, abbiamo detto clavicembalo, pianoforte, ma anche come accompagnatore di cantanti, ma anche come direttore sia di orchestra che di coro. Ha fatto concerti dappertutto, in tutto il mondo. Ricordiamo le tournée italiane, quelle della Germania. Ha diretto anche nel giardino del Getsemani di Gerusalemme, è stato a Ginevra, New York e tanti altri posti. Attualmente è docente al Conservatorio Duni di Matera. Ora, introdurre però artisti così virtuosi di fama internazionale con una breve introduzione come la mia, forse può essere anche un reato penale, perché cioè dovete vedere, i loro curriculum sono veramente eccezionali. Sono sicura che chi di voi avrà curiosità potrà comunque continuare a documentarsi, perché su internet trovate non solo documenti ma anche video delle loro performance e quindi potrete approfondire e anche gustare i loro concerti. Allora, a questo punto non vorrei rubare altro tempo e introduco il coro, quindi coro della Polifonica Materana con Luigi da Bellestrina, costituito da 24 elementi. Il maestro, il sindaco ha chiesto di poter dire adesso due parole, visto chiedo questo piccolo cambio di programma, chiedo scusa a loro, al maestro, sarò brevissimo, ma anche essendo da un pizzico di vita privata a stare dietro questa sera, ho un impegno a qualche centinaia di chilometri, allora ho chiesto una dispensa a Don Michele, affinché dopo questo breve saluto, e porto le mie scuse anche per il fatto di dargli le spalle al coro, che conosco ovviamente, che apprezzo, che non mi pare che si debba aggiungere altro a quanto detto dalla splendida conduttrice, al maestro e naturalmente alla gloria locale, no? Che non vedo in questo momento, ma probabilmente si sta schiarendo la voce, giusto? Che sia. Io ripeto, vi chiedo scusa, lo devo lasciarvi, vi auguro una buona serata, rinnovo gli auguri di buon anno, davvero sono dispiaciuto, ma a volte si
sovrappongono, come si dice con termini eleganti, si incavalcano situazioni per cui devo chiedo ancora scusa e buona serata a voi, grazie per onorarci con la vostra presenza questa sera. Io me la vedrò registrata in qualche modo, sì. Mi rivolgerò all'amico Sinelli per non perdere questa opportunità. Vi saluto, vi abbraccio tutti e con voi abbraccio tutti quanti i presenti e Domitilo in particolare. E grazie per questo concerto dell'Epifania che si tiene nella sua parte, nella sua sede. 80. Lo so bene, ma io non volevo, come dire, mettere il dito, diciamo, ai suoi 4 volte letali, come diceva il presidente Pertini, di ricordare, 80 anni portati in maniera cagliata, allora visto che lei ha voluto ricordare. Non sono una piaga. No, ho detto in maniera cagliata, partirei bene da dire. Una caduta di tono che non mi potrei permettere, che soprattutto il personaggio non merita, in maniera cagliata. Tono trofismo eccezionale, direi per me, non lo sono, quindi mi esprimo anche per me. Gli auguri più cari, non mi chiedo, ovviamente al nome dell'amministrazione, perché è un punto di riferimento importante per questa amministrazione. A questo punto lo devo dire, ogni volta che mi rivolgo a lui, per ospitare chi è meno fortunato di tutti noi o per tante altre ragioni, non mi fa neanche finire di esprimere la richiesta e mi dice sì e mi mette a tacere. Questo a qualsiasi ora, devo dire, ultimamente l'ho disturbato anche in orario antelucano, diciamo, insomma, non proprio. Grazie a Michele per la sua presenza e per la sua vicinanza. Auguri, ripeto, da parte dell'amministrazione, ma se mi consente a titolo personale, anche da parte mia, e per questo lascerò il microfono e se mi consente lo abbraccerò. Adesso, per iniziare a perderci tutti insieme nella magia della musica, introduco il maestro Carmine Antonio Catenazzo.
pronto signor, vieni a cantare. Don, 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 don.
Jingle bells, jingle bells,
Virciana. È un ulteriore regalo, un ulteriore dono che vogliamo fare a Don Michele. Questo brano è stato composto da Giuseppe Beppi De Marzi in occasione della morte di un giovane studente. Uno studente di legge di Padova, travolto da una slavinia. Un lavoro straordinario, intenso e ricco di amore. È una preghiera che ti lascia senza respiro, ti ferma a guardare e pensare come noi siamo talmente piccoli di fronte a questa infinita intensità. Per voi, Signore delle Cime. Eccellente, uno spettacolo meraviglioso, a tratti commovente. Grazie Antonella che come sempre ci regala delle emozioni fortissime, data la sua dolcezza e anche la particolare vocalità che la contraddistingue. Grazie al maestro che veramente un'esecuzione eccellente, oserei dire perfetta, e il coro che con questi canti corali ci ha veramente inebriato lo spirito di pace, serenità ma anche gioia, perché abbiamo avuto delle canzoni piuttosto simpatiche in alcuni passaggi. Allora io adesso inviterei il festeggiato. No, ancora no. Aspetta. Prima di salutarvi consentitemi di
fare un po' di ringraziamenti. Intanto volevo ringraziare l'amico prima e poi il collega Carmine Catenazzo che mi ha regalato la sua presenza insieme a questo meraviglioso coro, davvero. Grazie. Il coro della Polifonica Materana per Luigi da Palestrina ormai è diventata una realtà musicale importante che ci rappresenta e avete sentito questa sera ci emoziona, quindi davvero grazie per la vostra presenza qui questa sera. Grazie, un applauso, grazie a tutti. Maestro Carmine Catenazzo, lui non lo dice mai, lo dico io, nonché vice direttore del Conservatorio di Matera. Scusate, io lo dico! Conservatorio con il quale il nostro liceo musicale di Montalbano collabora già da qualche anno e a tal proposito volevo ringraziare il preside, il nostro preside Giordano, grazie, un applauso al nostro preside che è qui questa sera, vedo anche i miei colleghi, grazie, grazie davvero. Anche il liceo musicale di Montalbano ormai da 5 anni è una realtà importante sul territorio e prepariamo i nostri allievi per perfezionarli sempre più e per inserirli nel mondo lavorativo musicale e devo dire che ci stiamo riuscendo bene, collaboriamo con il conservatorio e i nostri ragazzi stanno facendo delle cose davvero importanti, quindi grazie, grazie alle famiglie insomma che mandano i propri allievi al liceo musicale Coreutico, che è una realtà nuova che però sta crescendo. Ringrazio gli amici di Don Michele, noi amici che abbiamo voluto festeggiarti, crediamo nel migliore dei modi, in musica, come io meglio so fare, almeno credo, però il ringraziamento più grande va proprio a Don Michele. E sì, facciamo qui. Caro Don Michele, il ringraziamento più grande va a te, l'unico in grado di farmi cantare nel paese che mi ha vista nascere. Ebbene sì, questa sera è stata una grande emozione cantare qui, proprio dove tutto ha avuto origine, in questo centro, in questa chiesa, dove da bambina correvo durante le tue interminabili prediche. Ma tu, con affetto e simpatia, facevi finta di nulla per poi dirmi: vieni qui pasticciona che devo tagliarti tutti i capelli e me li devo prendere io. E lo dici ancora, dopo tanti anni. Tu, Don Michele, ti sei sempre contraddistinto per accoglienza, comprensione, confronto e dialogo, dando nuova vita al centro giovanile Padre Minozzi, rendendolo punto di aggregazione e di speranza anche per chi quella speranza non l'aveva più. Sei sempre pronto ad aiutare il prossimo e a fare da guida ai bisognosi. Grazie per essere stato sempre presente nella vita mia, della mia famiglia e di tantissime altre persone presenti questa sera che insieme a noi hanno voluto renderti omaggio per questo importante traguardo. I tuoi primi 80 anni, così come tu stesso li definisci, momento di bilanci e riflessioni. E visto il grande affetto che ti circonda, direi che puoi ritenerti fiero e soddisfatto di tutto il bene che hai fatto. Conoscendoti, sarà un punto di arrivo da cui ripartire per porti nuovi e sempre più stimolanti obiettivi. Con l'augurio di festeggiare ancora tanti altri compleanni, ti dico ad maiora, auguri. Quando mai ti capiterà più di portarmi fiori? Ma quando mai? Approfittane! Come nell'altro secolo e nell'altro millennio. E ti avviso. Mi avviso. Ti avviso.
Va bene, allora sei pregata di controllarmi bene. E come si fa a ringraziare? Michael, ma adesso mi vengono in mente le parole di un grande del mondo classico, beh io sono classico, che diceva in queste occasioni: io veramente non so con quali parole debbano darti e ringraziarti. E un cicerone che si trovava in difficoltà di ritrovamento di parole adatte ad esprimere il giusto sentimento di ammirazione, di gratitudine, di stima, e se trovava lui in difficoltà maggiore le trovo io. Difficile. Allora condensiamo tutte le parole che vorrei dire, per essere sintetico, no? Nell'espressione italiana così bella, che è semplicemente grazie, grazie, grazie all'infinito. Va bene? Certo che Antonella con me ha avuto molto da fare e vi assicuro che mi ha aiutato tanto, tanto, tanto ad impazzire prima. Dillo, l'ho detto. Dillo. Un aiuto straordinario. Beh, grazie a Dio, ecco, ci siamo sempre tenuti in sintonia da quando era Giosetta che scappava disperatamente e rendeva più lunghe le prediche, cioè, perché si muoveva troppo. Certo. Io voglio ringraziare lei, ma anche tutto il coro, maestro. Ah, e qui andiamo di bene in meglio. E le scoperte delle grandezze della Basilicata e passano pure attraverso questo campo, questa musica, questo conservatorio di Matera che sta crescendo a dismisura. Voi quest'anno vi siete resi internazionali con la città capitale dell'Europa. Bene, grazie di cuore, siete veramente commoventi, meravigliosi. Poi devo dire ancora ad Antonella un'altra cosa, e qui mi pare che mi hanno dato troppo il rischio, sai qual è? Che se ci credo che sono veramente come tu mi hai descritto, che succede poi? Ma ci devi credere, perché guarda quanta gente ti vuole bene. Guarda! Se ci credo davvero, poi mi compio troppo, volo in alto. Ecco, invece quanto stiamo facendo deve avere una funzione molto singolare, una ragione molto semplice: arrivare a 4 volte 20 anni, la quarta volta, beh, non è proprio merito mio, è il tempo che passa e prende nuovi nomi, basta invecchiarsi per vivere a lungo, e l'unico modo è questo. E questo mi è un dono di Dio, quindi protagonista dei compleanni non è chi li fa ma chi li riceve questi anni. Siamo in chiesa, lui ci ha dato questo dono, lo ringraziamo, e l'unico impegno che nasce da parte mia è di fare di questo dono un dono per gli altri. Io mi vedo anche in questa occasione come in funzione strumentale. Che voglio dire? Che tu hai avuto tutta questa idea di coinvolgere il coro, sospinta da mamma Giuditta, dove sta? Dove sei Giuditta? Dalla complice che è la nostra Olga, pure lei di antica data. Ecco, dov'è Olga? Sono loro. Un lavoro sotterraneo, dove si parlava di qualche sorpresa, vabbè, Dio non andrà oltre il normale, invece ha superato tutte le aspettative. Beh, io ne godo, ma non perché io diventi centro dell'interesse, ne godo perché ne godete voi.
La mia è solo una gioia di riflesso. Quando gli altri stanno bene, solo allora mi sento contento. Staccare la gioia dagli altri per averla per me non è così. E allora grazie ancora. E in prospettiva, beh, io vi dico questo come sacerdote, come cristiano, come cattolico. I miei tempi sono nelle mani di Dio. I problemi sono di Dio, se devo cambiare a lungo o corto, non me ne importa, quelli sono fatti suoi. Io ho l'unica preoccupazione che è questa, fin quando me li dia quest'anni, io cerco di riempirli di vita, ma di vita che produca vita negli altri, che non accenda solo me, ma da me si contagi, ecco, e accenda e renda più bella la vita di tutti gli altri, di tutti voi. E il Signore di queste occasioni, o per me o per gli altri, se ce li moltiplica, sarà sempre un momento molto molto bello, che si risolverà in pienezza di vita per tutti. Un ricordo ancora, e chiudo, aspetta di terminare. Posso ancora? Oggi sì, due mezzo, solo ci riconcentro. C'è il sindaco, ben avevamo già parlato con lui, e il problema è questo, che anche Policorno, sono due volte che vengo, quando abbiamo aperto questa casa e quando questa signorina qui era una mocciosetta veramente brigante, vero? Non ti controllare. E poi la seconda volta nel 2012, con questa differenza, che lasciai una Policoro vibrante, piena di aspettative, di speranze, in cammino verso un futuro meraviglioso, si vedevano realizzazioni splendide attorno a noi in tutto il paese, qui era una festa continua in questa casa, quanta gente è arrivata, quante proposte abbiamo fatto, quanta cultura abbiamo cercato di diffondere. Quando sono ritornato, Policoro, sapete come l'ho trovato? Sedata. E ancora, per quanto facciamo e ci preoccupiamo di operare, ancora non riusciamo a trovare i giusti scuotimenti che possono portare questa cittadina che amo tanto a una vita piena. Per cui ogni iniziativa che nasce in Policoro per il bene di Policoro è benedetta da Dio, e io lodo e mi associo e mi rendo complice di tutti quelli che promuovono qualcosa di buono nella nostra cittadina. Beh, è chiaro che Policoro, come prende coscienza, farà di te una diva. Eh sì, e sei l'unica, non c'è un'altra. Va bene, senti. Hai ragione. Quindi gli auguri vanno in questa direzione. Grazie a tutti, ma dato voi. Posso dire solo che se tu sei d'accordo con me che potremmo iniziare con risvegliare questo paese, magari, non so, valorizzando gli artisti che hanno sul territorio. Che ne pensate? Ci siamo tanti artisti qui sul Policoro, ci sono tante mie colleghe musiciste, e insomma sarebbe carino cantare, fare arte nel proprio paese, insomma sarebbe una bella iniziativa, valorizzare gli artisti del territorio e del posto, potrebbe essere un buon inizio, magari. Io ne approfitto, proprio perché io penso che quando insomma si fa pubblicità sulla musica non è mai peccato, è vero? Ecco. È un merito. Ne approfitto per invitarvi il 6 gennaio, a tal proposito, a Matera, siamo vicini, per il mio prossimo concerto, sarò una delle protagoniste dell'operetta Vedova Allegra di Franz Lehár, e quindi se volete trascorrere un'altra bella serata in musica, vi aspetto a Matera per la Vedova Allegra. Grazie. Però Antonella, ma non posso dire. Noi aspettiamo quando dice così io mi devo preoccupare. Aspettiamo che quanto prima
tu stia qui, sei maestra di coro e tanti altri titoli che c'è nel tuo curriculum. Vogliamo vedere un coro di buon ligorese guidato da te? Va bene. Ci manca solo quello. Quindi in prospettiva su questo, preparati a questo. Me lo chiedi da tanto. E poi ci faremo dare un giudizio, certo, di validità dal maestro Catenazzo. Va bene? Grazie ancora a tutti voi. Allora, e a voi. I nostri musicisti con dei ciclamini come augurio per aumentare il proprio prestigio all'infinito. Grazie, distribuiamo i ciclamini a tutto il coro, che visto? Avete mai avuto? Vedi? E vi ringraziamo naturalmente, grazie di averci.